È sempre un piacere incontrare gli artisti contemporanei. Con noi oggi c'è Giuliano Cotellessa, al suo attivo 300 mostre, ma conosciamo meglio Giuliano Cotellessa. Allora, come è nata la tua passione per l'arte? Allora, io ho frequentato 5 anni il liceo artistico di Pescara, dove sono stato allievo di Ettore Spalletti, presente a più riprese alla Biennale di Venezia e a Documenta Castelli di Sergio Pacini. Lì ho appreso la lezione della luce, del segno, della forma, del colore, gli ingredienti più importanti dell'arte contemporanea. Parliamo delle collettive che sono molto importanti anche nel tuo curriculum, nel tuo lavoro di artista. La prima è la quinta triennale d'arte sacra di Iesi, che è una mostra internazionale che vede la partecipazione di numerosi artisti partecipanti alla Biennale di Venezia: Gitro Tatutti, Marco Nero, Nereo Rotelli. Sei Biennale di Venezia, curata da Armando Ginesi e Vittorio Magnanelli. Poi la collettiva Treviso Via col Vento, dove 22 artisti internazionali, ognuno ha un phon che dipinge, e poi verrà corredato da uno splendido catalogo con testo critico di Edoardo Di Mauro, uno dei più grandi critici d'Europa, e Daniele Capra, direttore di Art Tribune. Di Vittorio Sgarbi, tu lo hai criticato perché le sue ultime scelte al Biennale di Venezia non sono state proprio, diciamo, all'altezza delle aspettative di tanti artisti. Cosa gli vorresti dire lanciando un appello a lui? Caro Vittorio Sgarbi, ci siamo conosciuti al 33° premio Sulmona, che tra l'altro ho anche vinto. Però la tua scelta alla Biennale di Venezia di quest'anno, Padiglione Italia, è stata scandalosa. Hai affidato il compito a tuoi curatori, Giorgio di Genova e Umberto Palestini di Giulianova. Che non critico, però esprimo il mio parere. Sono stati invitati 40 artisti, di cui 30 emeriti sconosciuti. Io meritavo ampiamente l'invito perché ho fatto 300 mostre in tutto il mondo, 30 personali, e si sono occupati grandi artisti, grandi critici, personaggi della cultura nazionale e internazionale, e quindi lo meritavo ampiamente. Poi a livello nazionale, parlo sempre della Biennale di Venezia, agli Arsenali, è stata criticata da tutto il mondo.